Passiamo ad illustrare i punti di vista dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni di ICAR-CNR. Avremo tre interventi, presenterò separatamente ciascuno. Il primo è di Giuseppe De Pietro, direttore dell'Istituto di Calcolo, che ci parlerà di intelligenza artificiale per la salute, sfide tecnologiche ed etiche. Prego. Condivido un attimo la mia presentazione. Ok. Allora, si vede la presentazione? Ok, perfetto. Allora, sì, io nel breve intervento cercherò di dare una piccola overview per quello che riguardano alcune problematiche legate all'intelligenza artificiale, legate al campo, diciamo, della salute. In particolare, dando qualche spunto di riflessione sulle sfide tecnologiche e sulle sfide etiche. Lasciami solo presentare un attimo il mio istituto. È un istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR, che ha tre sedi diciamo, in Italia, rende Napoli e Palermo. È composto da circa 84 da ricercatori tecnologici, 17 tecnici amministrativi e da personale di assegnisti di ricerca, un'altra cinquantina di persone, diciamo, associate al nostro istituto. Le aree principali di ricerca sono appunto l'intelligenza artificiale, la data science, l'internet delle cose e la robotica cognitiva, che sarà poi anche, diciamo, trattata nell'intervento, diciamo, del dottor Maniscalco. Le attività principali di ricerca e sviluppo che noi abbiamo nel campo medico, e quindi che riguardano l'intelligenza artificiale, sono innanzitutto queste tre fondamentalmente. Noi lavoriamo, progettiamo e sviluppiamo sistemi basati di intelligenza artificiale per la patologia digitale, con i quali abbiamo forti collaborazioni con altri enti di ricerca e aziende. Sistemi di supporto alle decisioni, alla diagnosi basate, diciamo, su tecniche di processamento naturale del linguaggio naturale e sistemi di annotazione automatica di documenti sanitari molto utili per quelle che sono tutte le applicazioni che riguardano, ad esempio, il fascicolo sanitario elettronico. Ora, tornando un po' più al cuore della mia presentazione. Cominciamo un po' a introdurre il concetto dell'intelligenza artificiale affidabile. E un'intelligenza artificiale affidabile in qualche maniera dovrebbe possedere tre componenti che dovrebbero appunto essere sempre presenti durante l'intero ciclo di vita. Innanzitutto l'aspetto della legalità, quindi deve essere sempre conforme a tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili. Il concetto di eticità. Noi attraverso i sistemi di intelligenza artificiale dobbiamo assicurare l'adesione ai principi e valori etici e non ultimo il concetto della robustezza, cioè che significa che dal punto di vista tecnico e sociale noi, anche se animati da buone intenzioni, potremmo sicuramente causare dei danni non intenzionali e questo, specialmente quando questi sistemi possono impattare comportamenti e vite di parecchie persone, appunto, è un aspetto particolarmente delicato. Ciò premesso, una cosa importantissima del quale oggi si parla è il cosiddetto concetto dell'etica dell'IA. Perché nasce questo concetto? Perché attualmente c'è una possibilità, in via teorica, di utilizzo di queste tecnologie in tantissimi campi, diciamo, del sapere e diciamo, della vita di ogni giorno. E questo sicuramente sta portando una serie di riflessioni che conducono a enunciare dei principi e delle regolamentazioni anche al punto di livello internazionale. C'è un primo concetto che è quello dell'aspetto dell'autonomia umana. Io ne ho estratti alcuni da quelli che sono i sette, diciamo, concetti etici definiti, diciamo, dalla Commissione della Comunità Europea, e cioè che gli esseri umani che interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale devono sempre mantenere la propria effettiva autodeterminazione e quindi il controllo sul sistema stesso. Quindi questi sistemi non dovrebbero subordinare, costringere, ingannare, manipolare, condizionare in modo ingiustificato gli esseri umani. Un altro importante principio è quello della prevenzione dei danni, cioè i sistemi di IA non devono causare né danni né aggravarli, neppure influenzare
negativamente gli esseri umani. Quindi questo bisognerebbe capire sempre che il fatto che questi sistemi devono migliorare il nostro, la nostra qualità di vita, ma mai, neanche diciamo accidentalmente, poterla peggiorare. Gli ultimi due sono dei altri due principi sui quali diciamo, approfondiremo alcuni aspetti relativamente al dominio salute, sono quel principio di equità. Quindi lo sviluppo, la distribuzione e l'utilizzo dovrebbe essere equi, quindi disponibili per tutti quanti. Non dovremmo creare attraverso l'utilizzo di questi sistemi ulteriori sperequazioni e differenze tra persona e persona. E in ultimo, ma non meno importante, è il principio dell'esplicabilità, o molte volte inteso anche come trasparenza, che fondamentalmente implica che i processi appunto decisionali, diciamo di risultato, dovrebbero essere trasparenti e le capacità e lo scopo dei sistemi di intelligenza artificiale devono essere comunicati apertamente e le decisioni per quanto possibile devono essere spiegate a coloro che ne sono direttamente o indirettamente interessati. Ora, se noi vogliamo in qualche maniera dire un po' come queste qui si particolarizzano per il dominio della salute, allora, che cosa diciamo? Innanzitutto, nel rispetto dell'autonomia umana, significa che nel campo medico i sistemi di intelligenza artificiale devono solo supportare i processi di prevenzione e diagnosi. Noi non possiamo permettere che questi sistemi possano essere elementi decisionali autonomi in alcuno di questi processi. Noi dobbiamo fare sempre in modo che, alla fin fine, l'applicazione in tutto, diciamo, che il workflow, ripeto, i processi di prevenzione e diagnosi e cura, sia sempre, alla fin fine, sotto la responsabilità di una persona, quindi di un addetto al lavoro, di un operatore, diciamo, del settore. Il secondo principio di equità, come viene declinata? L'introduzione di sistemi di IA deve contribuire a poter fornire a tutti i cittadini lo stesso livello di accessibilità e di qualità delle prestazioni sanitarie. Cioè non dovremmo assolutamente scongiurare il pericolo, dobbiamo, che l'introduzione di questo nuovo queste metodologie, si parla anche oggi di terapie digitali per alcuni settori, possa in qualche modo a certe volte contribuire ad allargare il gap di qualità delle prestazioni che vengono fornite a seconda, ad esempio, la locazione geografica, a seconda diciamo, il proprio status sociale e così via. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questi sistemi contribuiscano a diminuire queste differenze e non assolutamente ad aumentarle. Il principio della trasparenza in qualche maniera va declinato, specialmente riguardo ai sistemi di supporto alla diagnosi, i quali dovrebbero poter fornire informazioni non solo sulla diagnosi proposta, ma anche informazioni utili a comprendere la motivazione di tale proposta. Non ottemperare a questo principio, tra le tante cose, porta una naturale ritrosia da parte del personale medico a fidarsi, diciamo, del sistema di intelligenza artificiale, perché non ne comprende la logica, non ne comprende, diciamo, lasciatemi utilizzare il termine ragionamento, eccetera. E questo per alcune tecnologie, ad esempio le tecnologie deep learning, è una sfida molto molto importante, perché tipicamente questi sistemi sono di per se stessi, qualche maniera nascono come delle scatole chiuse, scatole delle black box, che forniscono dei risultati, ma poco è chiaro come si arriva alla formulazione del risultato stesso. E anche il discorso della prevenzione dei danni è importante, perché specialmente per tutto quello che riguarda la pratica medica, dove ci sono dei livelli di responsabilità abbastanza elevati, no? E tutti diciamo, gli operatori sanitari tipicamente si cautelano anche con delle polizze assicurative per i danni che possono essere causati anche magari certe volte accidentalmente, non stiamo parlando del dolo. Bene, quando in una catena decisionale intervengono anche sistemi evoluti che in qualche maniera guidano la nostra, oppure ci inducono all'errore, il problema della prevenzione dei danni è un problema particolarmente sentito nel campo medicale. Ora, il punto è, queste, diciamo, abbiamo parlato di alcune problematiche tipo etico che in qualche maniera l'adozione, che sarà sicuramente diciamo, il futuro per quello che riguarda la medicina. Il medico sicuramente avrà a che fare nel futuro con sistemi di AI che non lo sostituiranno sicuramente, ma lo affiancheranno. Però dal punto di vista tecnologico noi abbiamo ulteriori sfide da affrontare nei prossimi anni. Innanzitutto, se noi pensiamo a un utilizzo pervasivo nei processi sanitari dei sistemi di AI,
questi dobbiamo portarli a fare in modo che possano essere funzionanti su hardware non particolarmente né costosi né potenti. Quindi abbiamo un problema della riduzione del computing power. Non possiamo pensare che solo le applicazioni di AI per la salute debbano utilizzare supercomputer, perché sarebbero poi nella disponibilità di pochi e non di molti. Un altro problema tecnologico importante, che anche dei svolti, grossi risvolti sulla parte di tipo ricerca scientifica, è quello dello sviluppo di soluzioni non supervisionate, nel senso che gli algoritmi di intelligenza artificiale, naturalmente per il loro training, hanno bisogno di grosse mole di dati, ma quando invece noi abbiamo situazioni in cui i dati sono pochi, okay, per poter fare dell'addestramento particolarmente efficace, probabilmente bisognerebbe andare a studiare delle tecniche in modo tale che non abbiano, non siano basate solo sulla parte di avere una base dati particolarmente grande per poter fornire risposte, ma sono in grado autonomamente di estrarre le informazioni, le cosiddette partner richieste, in maniera, diciamo, trasparente anche da pochi dati. L'altra cosa importantissima è migliorare la qualità dei dati. Vediamo anche questo che significa. Specialmente in campo medico significa che se io metto a sistema, lasciatemi dire, diciamo, delle immagini che vengono dalle diagnostiche, MRI, risonanze, eccetera, è che dobbiamo fare in modo che la qualità, affinché, diciamo, i sistemi possano funzionare bene e diano dei risultati affidabili e replicabili, sia più o meno standard, sia la stessa, ok? E quindi c'è un problema tecnologico non banale quando la fonte dei dati, anche per una determinata tipologia, tipo immagine, è di tipo eterogeneo. Ci sono poi delle sfide ancora più connesse a quegli aspetti etici. Ad esempio, il discorso della trasparenza. Se io voglio in qualche maniera far sì che i sistemi siano in grado di darmi una spiegazione o farmi traccia del, diciamo, del percorso seguito affinché io comprenda quali sono state, diciamo, il razionale dietro, qual è stato il razionale dietro, diciamo, il risultato, allora dobbiamo andare verso i cosiddetti algoritmi explainable. E attualmente, ad esempio, le maggiori tecniche, che sono quelle di deep learning, non matchano questo tipo di requisito. Quindi c'è un ampio settore nella ricerca che sta muovendosi verso questo tipo di algoritmi, che sono necessari per garantire il discorso della trasparenza. E in ultimo vorrei concludere questo mio breve excursus su queste problematiche etiche e tecnologiche basate all'IA in medicina. Un aspetto importantissimo che poi è legato sia alla parte, al problema dell'equità, della trasparenza un po' trasversale, è il problema del bias. Quindi il discorso di realizzare basi di dati per il training di sistemi capaci di rappresentare in modo non discriminatorio o polarizzante il dominio di interesse. Quello che tipicamente succede nel campo medico, quando si, ad esempio, si fanno i trial, quindi si sceglie la popolazione di riferimento, chiaramente in uno studio clinico ben fatto si cerca di rappresentare in maniera, diciamo, uniforme e eterogenea tutta la possibile, diciamo, scenario, diciamo, di pazienti, okay? Ora, se noi, ad esempio, siccome questi sistemi vanno addestrati su grandi mole di dati, se noi ad esempio facciamo delle scelte che in qualche maniera mettano in evidenza alcune caratteristiche, ad esempio legato al, lasciatevi dire, ci sono stati degli esempi clamorosi da questo punto di vista. Se io prendo, diciamo, delle persone, diciamo, di razza bianca e in qualche maniera utilizzo il sistema addestrato solo quelle persone, avrò dei risultati con delle persone, diciamo, di un'etnia diversa, che probabilmente sono meno affidabili, perché non ho tenuto in conto delle loro caratteristiche durante, diciamo, i processi, diciamo, di addestramento. Così come potrebbero esserci, sono stati, diciamo, dei sistemi che in qualche maniera discriminavano sulla base, diciamo, del gender, diciamo, del sesso. Quindi è importantissimo in qualche maniera diminuire quanto più possibile questa problematica del bias, quindi avere delle basi dati nel momento in cui addestro un sistema di intelligenza artificiale per la medicina. Il campione deve essere quanto più rappresentativa, diciamo, della popolazione che in qualche maniera io vorrei curare, o a quale punto vorrei dare una prestazione sanitarie.
Penso di essere stato nei tempi che mi ero prefisso. Ringrazio l'attenzione e passo la parola ai miei colleghi. Grazie. Bene, sì. Adesso ci parlerà Massimo Esposito, ricercatore presso l'Istituto, che tratterà dell'intelligenza artificiale a supporto dell'innovazione organizzativa della pubblica amministrazione. Prego. Salve a tutti. Allora, io sono appunto Massimo Esposito, ricercatore dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni. Spero si vedano le mie slide. E oggi vi parlerò sostanzialmente di una... vi racconterò un'esperienza che abbiamo fatto in cui abbiamo applicato appunto l'intelligenza artificiale a supporto delle attività della pubblica amministrazione, in particolare per fornire supporto decisionale alla gestione delle risorse umane. In particolare, tale esperienza è stata svolta nell'ambito di un accordo di collaborazione con la direzione del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del MEF e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare l'ICAR, accordo di collaborazione sottoscritto appunto dal mio direttore Giuseppe De Pietro e dalla direttrice Monica Parrella, il cui obiettivo era stato quello di favorire l'applicazione di metodologie di intelligenza artificiale a supporto appunto della gestione delle risorse umane all'interno del MEF. In maggior dettaglio, la finalità dell'accordo ha riguardato appunto la realizzazione di un sistema di supporto decisionale in via prototipale, che avesse come obiettivo quello di supportare il processo di allocazione di neofunzionari che erano stati assunti presso il MEF tra i diversi uffici della direzione appunto del Dipartimento DAG. E in particolare, al fine di creare questo sistema di supporto decisionale, abbiamo dovuto sostanzialmente affrontare diverse sfide. La prima era stata quella di andare a formalizzare e strutturare la conoscenza di dominio affinché potesse essere processabile da un algoritmo di intelligenza artificiale. Strutturazione della conoscenza di dominio fatta ovviamente con esperti che afferivano al gruppo di lavoro, esperti del MEF. Successivamente abbiamo dovuto occuparci della definizione di funzioni che si occupassero di attuare una sorta di corrispondenza tra quelle che erano le richieste di certe caratteristiche di profili lavorativi e quali erano invece le esigenze da parte di uffici del Ministero e di un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di effettuare tali corrispondenze e quindi suggerire una possibile allocazione ottimale, cercando di garantire dei risultati che fossero intellegibili e interpretabili comunque dal decisore finale. In prima istanza, quindi, ci siamo occupati della strutturazione delle informazioni caratterizzanti il singolo funzionario. In particolare, ci siamo occupati della strutturazione di tali informazioni suddivise in tre sezioni particolari. Abbiamo parlato prima di hard skill, ossia tutte le serie di informazioni che erano relative all'aspetto professionale, quindi formazione, esperienze lavorative, competenze, informazioni che erano sostanzialmente verificabili attraverso una serie di titoli che esponevano i diversi candidati, i diversi neofunzionari. Poi abbiamo aggiunto a tali caratteristiche anche le soft skill, dove per soft skill intendiamo appunto informazioni che erano relative a esperienze socio-relazionali che avevano caratterizzato la vita del neofunzionario. E esperienze che abbiamo descritto, perché non erano in qualche modo verificabili e certificabili attraverso il nostro sistema, che abbiamo descritto in termini di frequenza di esercizio di un certo comportamento in dinamiche di gruppo attraverso dei meccanismi basati su budget di punti per avere sostanzialmente una diagnosi fedele e fare in modo tale che ogni singolo candidato potesse esprimere nel miglior modo possibile quelle che erano le proprie skill di tipo soft. In ultimo, abbiamo caratterizzato poi il profilo del funzionario con una serie di preferenze che erano relative alle caratteristiche del lavoro che ogni funzionario aveva preferenza a svolgere, caratteristiche ad esempio l'area di attività preferenziale, la volontà di fare trasferte e così via. E abbiamo previsto un meccanismo basato su budget di gettoni per fare in modo tale che ogni singolo funzionario potesse esprimere una certa intensità differenziata rispetto alle singole preferenze che andava ad indicare. In maniera speculare, o meglio, per creare tutte queste, per strutturare il profilo del candidato, del funzionario e quindi andare a creare tutta la strutturazione di tutte queste informazioni, ci siamo fatti rifatti a delle tassonomie,
diffuse, diciamo, e utilizzate, e nel caso in cui tali tassonomie non fosse, diciamo, non erano adeguate, abbiamo provveduto ad adattarle al caso specifico di interesse. Per quanto riguarda quindi invece il duale, quindi le posizioni lavorative, abbiamo descritto le posizioni lavorative non facendo riferimento ad un mansionario, per esempio, del MEF, ma facendo una, diciamo, costruendo una descrizione che fosse speculare a quella delle, diciamo, delle caratteristiche del dipendente, e quindi fosse relazionale essa, per favorire il discorso del matching di cui vi parlerò a breve. E tali caratteristiche, diciamo, le informazioni relative a un job si suddividono in caratteristiche, quindi elementi che descrivono la posizione lavorativa, e speculare a quello che i candidati hanno descritto rispetto alle proprie preferenze. Poi abbiamo le hard skill, che una certa posizione lavorativa prevedeva come attesa rispetto al funzionario che intendeva andare ad acquisire, e anche per le hard skill abbiamo previsto un meccanismo di gettoni per parametrizzare e quindi differenziare l'intensità che ogni singolo dirigente, diciamo, di uno specifico ufficio poteva andare a esprimere su quella particolare hard skill. Stessa cosa abbiamo fatta per le soft skill caratterizzanti una certa posizione operativa, diciamo, lavorativa. A valle della strutturazione di questi due insiemi di conoscenze, diciamo, di basi di conoscenza, quello che abbiamo fatto è andare a definire un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di effettuare con matching una concordanza tra offerta e domanda di contenuti, dove l'offerta era un'offerta appunto di competenze, esperienze e preferenze descritte dai funzionari, e la domanda era, diciamo, il duale, cioè la domanda di competenze, esperienze e preferenze che erano espresse in questo caso dai singoli dirigenti del dipartimento dati coinvolti, diciamo, nell'esperienza. A valle del quell'algoritmo di intelligenza artificiale, diciamo, è stato progettato per calcolare per ogni coppia di funzionario e di posizione lavorativa dei matching parziali che andassero a dire quanto, per esempio, le hard skill di un funzionario matchassero con quelle che invece state richieste in un job come preferenziali da un dirigente, e così via. E l'algoritmo di intelligenza artificiale è stato progettato per attivare, per attuare una sorta di massimizzazione vincolata, il cui obiettivo era quello di suggerire una locazione ottimale cercando di soddisfare tutto il dipartimento, e quindi non solo le esigenze specifiche di ogni singola direzione, ma anche quelle che erano state le preferenze di ogni singolo funzionario che erano state espresse. Questi sono esempi di risultati che sono stati generati dall'algoritmo. Ad esempio, qui possiamo vedere un esempio di allocazione ottimale in cui abbiamo quattro job, quattro posizioni lavorative e quattro candidati con il grado di matching associato. Quindi ci dice, questo è un suggerimento che l'algoritmo, diciamo, propone rispetto a una possibile, diciamo, allocazione ottimale di queste quattro posizioni lavorative e questi quattro candidati. In aggiunta, il sistema dà anche la possibilità di andare a navigare quelli che erano i singoli match per ogni singola coppia job funzionario, andare a capire, ecco, rispetto per esempio alla formazione universitaria, se c'era stato un match rispetto al titolo di studio oppure se non c'era stato, a seconda del colore che potete vedere sulla slide. Oltre a questo, come ulteriore suggerimento, per ogni singolo candidato veniva fornito la lista di tutti i job che matchavano maggiormente rispetto a, diciamo, a quel profilo, in maniera tale da dare un ulteriore strumento di navigazione del risultato al decisore. Alla fine, diciamo, sostanzialmente, quindi, quello che è stato fatto però in ogni caso come un supporto al decisore umano, e la decisione di effettiva assegnazione dei funzionari si è comunque configurata come un'azione riconducibile a quella che era l'attività e la responsabilità del capo dipartimento, anche in accordo con, per esempio, le raccomandazioni AGID in materia di intelligenza artificiale. Tutto ciò è stato possibile perché sostanzialmente abbiamo realizzato un sistema che aveva una certa serie di caratteristiche, cioè sistema che era in grado di fornire suggerimenti e di dare anche la possibilità di navigare e di comprendere quelli che erano i suggerimenti rispetto alle possibili allocazioni fornite diciamo dal sistema stesso. In conclusione, quindi, giusto una considerazione, quindi, a valle di questa esperienza, quello che mi viene da dire è che l'approccio che abbiamo adottato, che probabilmente potrebbe essere l'approccio giusto di applicazione dell'intelligenza artificiale, è, piuttosto che l'automazione di alcuni processi, è l'augmentation, quindi intelligenza aumentata, per supportare i processi in cui è coinvolto l'essere umano, aumentando quelle che sono le competenze, e quindi sostanzialmente rimmaginare quello che è il lavoro, così come lo conosciamo oggi, trasformando le professioni attuali, le industrie e sostanzialmente le comunità in cui viviamo. Grazie a tutti per l'attenzione, credo di essere rientrato nei tempi
e passo la parola a Umberto. Bene. E ora è il momento di Umberto Maniscalco, tecnologo presso l'Istituto, che ci parlerà dell'interazione antropomorfa tra uomo e robot e sue applicazioni. Prego. Io sì, sto aspettando di condividere lo schermo, soltanto un attimo. Perfetto, buongiorno a tutti. Anche io voglio partire, come questa mattina ha fatto l'avvocato Tamburrini, con un'immagine che è un'immagine fondamentalmente iconica, che rappresenta Isaac Asimov, e parto con questo personaggio per diversi motivi. Uno è perché molti di noi che ci occupiamo di robotica sono cresciuti con l'idea romantica dei robot di Asimov, e l'altra è perché i robot di Asimov in qualche modo rappresentano per tutti noi l'obiettivo da raggiungere in termini di antropomorfizzazione dell'interazione. I robot di Asimov sono così umani, così simili all'uomo, e l'interazione con loro è talmente naturale che addirittura in un romanzo dello scrittore, Lucky Star, il grande sole di Mercurio, il protagonista deve addirittura scoprire chi è il robot tra gli umani di una spedizione scientifica. E accanto alla foto di Asimov vedete una nota dell'autore del libro Tutti i miei robot, e in questa nota l'autore si chiede quando in qualche modo i robot saranno, quelli reali, saranno simili a quelli che lui descrive nei suoi romanzi, e immagina un futuro in qualche modo a 40 anni. Ecco, i 40 anni da questa nota dell'autore sono quasi passati, perché è una nota del 1982, e i robot con cui oggi noi abbiamo a che fare non sono, diciamo, neanche lontanamente simili a quelli che Asimov descriveva, perché fondamentalmente è estremamente complicato riprodurre tutte le capacità cognitive umane, ed è ancora più complesso riuscire a gestire contemporaneamente eventualmente le funzioni cognitive che noi in qualche modo riusciamo a riprodurre con una serie di algoritmi di intelligenza artificiale. L'immagine che vedete accanto in questa slide in qualche modo mette in contrapposizione due aspetti, diciamo, secondo me estremamente importanti. Da un lato l'idea che i robot ci danno di essere molto simili all'uomo, magari nelle loro caratteristiche antropomorfe, e invece dall'altra parte quello che scopriamo esserci qualora riuscissimo a spogliarli appunto di queste caratteristiche antropomorfe. Dietro ogni robot c'è comunque, poi alla fine, un computer e un insieme, sebbene sofisticato e sebbene ampio, di sensori. Fondamentalmente il limite è ancora questo, cioè noi pensiamo di avere a che fare con degli umanoidi, in realtà poi alla fine abbiamo a che fare con dei computer, sebbene, ripeto, sofisticati e dotati di algoritmi di intelligenza artificiale. Quali sono gli elementi fondamentali che dovremmo tenere in considerazione se vogliamo realmente rendere antropomorfa l'interazione con i robot? Fondamentalmente dovremmo basarci su modelli di comunicazione che siano umani, ovvero che siano vicini ai modelli che normalmente noi utilizziamo per comunicare con i nostri simili. Il processo è un po' quello che è avvenuto con i calcolatori e con i sistemi operativi. Negli anni 40 e 50, per poter gestire un calcolatore, bisognava essere un tecnico. Poi sono state introdotte dei paradigmi di comunicazione, di interazione differenti, delle metafore fondamentali nell'evoluzione dell'interazione come quella del desktop, e oggi siamo arrivati ad avere dei tablet che diciamo, possono essere tranquillamente utilizzati con grande semplicità sia da bambini in età, diciamo, prescolare addirittura, sia da persone anziane che mai hanno avuto a che fare con un calcolatore. Ecco, noi dovremmo riuscire in qualche modo ad imitare questo processo che abbiamo già fatto per i calcolatori anche per i nostri robot.
E quindi dovremmo in qualche modo fare, chiaramente qui la cosa è ancora più complessa ovviamente rispetto al calcolatore. Noi quindi dovremmo avere diciamo, la capacità di costruire dei robot che siano in grado di valutare le situazioni, l'ambiente che li circonda. Dei robot che siano in grado di mostrare e provare, qui ho utilizzato una parola particolare che è quella di robocezioni che abbiamo introdotto noi proprio per evitare equivoci con sinonimi o comunque parole analoghe come emozioni, come sentimenti che attengono alla sfera umana. Quindi vogliamo evitarci le critiche dei psicologi, dei cognitivisti, eccetera, eccetera, e vogliamo utilizzare una parola adatta per i robot. Poi robot che siano in grado in qualche modo di adottare dei comportamenti autonomi, cioè partendo dalla valutazione dell'ambiente, delle situazioni, da tutto quello che riescono a percepire dell'ambiente, riuscire a mettere in atto dei comportamenti autonomi. E inoltre avere fondamentalmente il senso di sé, che è una cosa diciamo abnorme se la pensiamo legata ad una macchina, però ci sono già molte ricerche che incominciano a parlare della coscienza delle macchine, della coscienza dei robot. Per esempio il professor Antonio Chella, nostro associato di ricerca, è un ricercatore di punta su questo campo. Per far cosa fondamentalmente? Fondamentalmente per portare applicazioni robotiche un po' ovunque, in uffici, in case private, in ospedali, in showroom, aeroporti, eccetera, eccetera. Però, diciamo, ripeto, questo è un divided che dobbiamo superare, l'antropomorfizzazione dell'interazione è un divided che dobbiamo superare per poter fare applicazioni di tipo consumer. Quando parliamo di interazione fra uomo e robot, dobbiamo mettere in campo e considerare due aspetti che sono la volontà e la capacità di dare un senso ai significanti che vengono messi in campo in un'interazione. Spesso, quando si parla di robot, si parla soltanto di abilità. Cioè il robot è capace di comprendere il linguaggio naturale, il robot è capace di vedere, il robot è capace di fare, di percepire, eccetera, eccetera, ma non prendiamo quasi mai in considerazione l'aspetto della volontà, che è pure un aspetto fondamentale sia nell'interazione fra uomo e uomo, ma anche fra uomo e robot. Perché è fondamentale? Perché per esempio il robot potrebbe essere impegnato in un dialogo differente rispetto a quello che noi vogliamo sottoporre al robot. Il robot potrebbe avere, fra virgolette, litigato con noi, non avere la volontà di discutere con noi. Se vogliamo fare dell'antropomorfizzazione, dobbiamo anche tenere in conto la volontà del robot. Altri aspetti antropomorfi. Quando fra due persone si instaura una interazione, fondamentalmente si instaura un'interazione che possiamo dividere su due canali, che possiamo immaginare su due canali. Un canale che possiamo chiamare main channel, che è il canale attraverso il quale vengono scambiati i significati, cioè i contenuti dell'interazione, e un canale invece in cui vengono scambiate una serie di informazioni, probabilmente maggiori rispetto a quelle dei contenuti stessi, che sono fondamentali per la gestione della comunicazione stessa. Vi faccio un esempio banale: il fatto che mentre io stia parlando con un interlocutore, questo attraverso le sue espressioni del volto annuisca oppure faccia banalmente l'espressione oppure sì, intercalare un sì, mi dà una grande informazione, cioè mi fa capire che il mio interlocutore mi sta seguendo, che il mio interlocutore sta comprendendo quello che io sto dicendo, eccetera, eccetera. Quindi ci sono questi due aspetti nell'interazione da tenere in considerazione. Poi gli aspetti fondamentali sono il linguaggio naturale, la capacità di comprendere il linguaggio naturale. Questo è un argomento di cui si occupa Massimo Esposito all'ICAR, che avete appena sentito nell'intervento precedente. È un aspetto che si svolge fondamentalmente nel main channel e prevede tutta una serie di caratteristiche e diciamo di capacità. Cioè, intanto la capacità di fare uno speech to text, cioè di riportare la voce ad un testo per poterlo in qualche modo analizzare. Poi la capacità di comprendere l'intento della frase che il mio interlocutore ha pronunciato.
Il che non è assolutamente una cosa banale, assolutamente, e non è una cosa semplice. Noi diamo per scontato, per esempio, che il nostro assistente vocale, Siri, Alexa, eccetera, eccetera, siano in grado di capire tutto quello che noi gli diciamo. Ma se voi fate un esempio banalissimo, diciamo un esperimento banalissimo, e chiedete, dite queste tre frasi al vostro assistente Google. Ciao Google, che tempo c'è oggi a New York? Ciao Google, come posso impegnare il tempo a New York? Ciao Google, tempo New York, voi scoprirete che Google vi risponde sempre con la stessa risposta, e è una risposta che attiene al tempo meteorologico che trovate a New York oggi. Quindi non comprende l'intento della frase, perché la frase è: che tempo c'è oggi a New York? Come posso impegnare il tempo a New York? Sebbene contenga due diciamo, parole chiavi, tempo e New York, che sono identiche nelle tre frasi, hanno dei significati, diciamo, completamente diversi. Poi un altro aspetto fondamentale su cui si sta lavorando è quello della comprensione, dell'ironia e della metafora, e di altre figure retoriche, ovviamente. Questo è fondamentale, perché noi spesso utilizziamo nei nostri dialoghi delle figure retoriche, e non è banale comprendere che il significato non è letterale di quella frase, ma è appunto una figura retorica. Altri aspetti fondamentali che si devono tenere in considerazione sono le espressioni facciali, quello che dicevo prima anche. Quindi questi sono dei contenuti che si comunicano sia attraverso il main channel sia attraverso il back channel. Ovviamente attengono al campo della visione artificiale, perché bisogna avere la capacità, il robot deve avere la capacità di comprendere le espressioni del nostro utente, e in maniera tale da poter in qualche modo percepirne le caratteristiche. Ma oltre ad avere la capacità di comprendere le espressioni facciali, dovrebbe avere anche la capacità di manifestare le espressioni facciali, e avere la capacità di manifestare espressioni facciali coerentemente in qualche modo a delle emozioni, o se volete, come dicevamo prima, a delle robocezioni che il robot in quel momento sta provando. Una cosa su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni all'ICAR sono i gesti, cioè la capacità di comprendere la gestualità dell'utente, di riprodurre la gestualità dell'utente. Nella prossima slide vedrete in che senso intendo questa caratteristica. I segni sono importantissimi, perché spesso noi, diciamo, banalmente esprimiamo significati attraverso significanti che sono esclusivamente gestuali, oppure spesso vanno in correlazione con il linguaggio naturale. Altro aspetto è quello che riguarda la postura. Ancora una volta questi aspetti attengono alla comunicazione non verbale, ma pur non essendo non verbale, sono ricchi spesso di significato, e la capacità di riconoscere sentimenti, atteggiamenti, attenzione, ruolo dalla postura, e anche la capacità di riprodurre questi atteggiamenti da parte del robot, è un aspetto fondamentale per l'antropomorfizzazione dell'interazione. Ancora, per finire, movimenti del corpo, quindi la capacità di esprimere anche segni vitali, per esempio come il gesto del breathing, cioè del respirare. Questo è un elemento fondamentale per farci capire che il robot davanti a noi in qualche modo è, fra virgolette, vivo. L'ultimo aspetto da tenere in considerazione è quello che riguarda la prossemica, cioè la capacità di valutare le distanze dal nostro interlocutore e di in qualche modo dividerle in distanze che sono pubbliche, che sono sociali, oppure che sono private e intime, e in quel caso, se vengono violate, di mettere in campo dei comportamenti di tipo eventualmente protettivo, se il nostro interlocutore non è un amico o addirittura, fra virgolette, la nostra fidanzata e o fidanzato. In questa slide io voglio partire da una statua per farvi, diciamo, in qualche modo capire come tutti questi elementi che noi stiamo cercando di mettere insieme e mettere in campo in due applicazioni, una si chiama iPhone Museum, è un'applicazione di tipo museale,
piuttosto complessa che vede in campo due intelligenze artificiali, di cui una è un robot, l'altra è un progetto invece di assistenza medicale a casa per pazienti in riabilitazione dopo interventi di tipo coronarico. Diciamo, queste due applicazioni cercano di mettere insieme tutta questa serie di elementi che vi ho detto precedentemente per passare da una statua ad un robot che invece abbia degli aspetti di tipo umano. Come dicevo prima, il linguaggio naturale, che elemento fondamentale ha la capacità di fare il sound detection, cioè capire da dove arriva il suono e soprattutto segmentarlo in frasi per poi analizzarle e poi poterne estrarre il significato. E già in queste applicazioni c'è la capacità di riconoscere pronomi, per esempio, che sono fondamentali nel linguaggio naturale. Io potrei parlare di un determinato soggetto e poi riferirmi a questo soggetto con lui o lei, e il robot in questo caso dovrebbe essere capace di ricondurre questo pronome al soggetto precedentemente ascoltato. In arancione vedete le cose su cui in questo momento stiamo ancora lavorando, e in particolare la parte di interazione fra linguaggi e gesti. Prima parlavamo di gesti e dell'importanza della gestualità, perché spesso la gestualità esprime significati fondamentali, e spesso esprime significati fondamentali in relazione anche a quello che stiamo dicendo. Banalmente, l'espressione accompagnata dal gesto "parlami di quell'oggetto, io quell'oggetto lo indico attraverso un'informazione indicale" mette insieme due aspetti che devono essere in qualche modo decodificati, se volete separatamente, ma poi integrati per comprendere di quale oggetto io in realtà voglio avere delle informazioni. Quindi informazione gestuale insieme a informazione associata ad un linguaggio naturale vanno integrati e vanno riconosciuti. Abbiamo parlato di espressioni facciali, quindi la capacità anche di mettere insieme delle determinate informazioni che vengono sia dal riconoscimento dell'espressione facciale della persona con cui stiamo interloquendo, ma anche la capacità del robot di esprimere delle espressioni facciali. E con un robot tipo quello che noi stiamo utilizzando, cioè il Pepper, la cosa non è molto semplice, perché la faccia è estremamente solida, rigida, però ha dei LED sugli occhi, e questa capacità di accendere i LED noi la stiamo sfruttando per colorarli diversamente in funzione di determinati stati in cui si trova il robot, e soprattutto, per esempio, la simulazione delle palpebre del robot ci dà la capacità di rendere naturale l'espressione della faccia del robot. Dopodiché, un altro aspetto fondamentale che utilizziamo è la profilazione. La profilazione dell'utente ci consente di, attraverso il face detection, il face recognition, di acquisire delle informazioni sia in modo automatico, per esempio l'età, il sesso dell'utente, oppure delle informazioni esplicite attraverso il dialogo. L'aspetto della profilazione è fondamentale, perché ci consente poi eventualmente di rispondere con un tono differente o con dei contenuti differenti rispetto a delle domande. Ad esempio, in AI for Museum noi abbiamo differenziato le risposte sui contenuti museali in risposte per bambini e risposte per adulti, partendo appunto dalla profilazione che abbiamo fatto dell'utente. Poi un altro aspetto fondamentale su cui stiamo lavorando è la ricerca dell'attenzione, e questo attiene in particolar modo al progetto di assistenza medicale, in cui è necessario che il robot richiamare l'attenzione dell'utente e non aspettare semplicemente che l'utente voglia interagire con lui, per esempio per fare il reminder della terapia, e soprattutto avere certezza che l'utente che si trova di fronte il robot in una interazione sia effettivamente l'utente con cui egli voglia parlare, cioè ovvero il paziente. E in questo meccanismo di ricerca dell'attenzione noi utilizziamo ovviamente il linguaggio naturale per richiamare le persone, il face recognition, il gaze per capire se l'utente ci sta guardando, se la prossemica, se l'utente è nelle nostre vicinanze, ed elementi di questo tipo.
Un aspetto, ripeto, fondamentale su cui noi abbiamo lavorato molto sia in Eifor Museum che nel progetto di assistenza medicale è l'uso del back channel per appunto fare in modo che l'utente che interagisce con il robot abbia una sensazione antropomorfa di questa interazione, cioè che il robot restituisca una serie di feedback all'utente in maniera tale da far capire che come sta seguendo l'interazione, in che stato si trova di volta in volta quando interagisce con lui. Nel caso del robot che utilizziamo, che è dotato di tablet, noi per esempio utilizziamo molto il tablet con delle immagini iconiche per rappresentare lo stato del robot. Cioè se il robot per esempio sta pensando, se il robot sta ascoltando, se il robot è in grado di ascoltare o non è in grado di ascoltare. Ad esempio abbiamo utilizzato due microfoni di colore differente, uno di tipo verde che dice che l'utente può in qualche modo parlare con il robot, uno di colore rosso lampeggiante, nel momento in cui l'utente comincia a parlare compare questo robot e si capisce in qualche modo che compare questo microfono e si capisce che il robot sta ascoltando. Ora, qual è la difficoltà di tutto questo? La difficoltà di tutto questo non è tanto nelle singole funzionalità, che pure sono chiaramente complesse e difficili da realizzare, ma molte di queste ormai diciamo, sono abbastanza consolidate nell'ambito dell'intelligenza artificiale. La difficoltà grossa nel processo di antropomorfizzazione dell'interazione è tenere conto contemporaneamente di tutte queste funzionalità, chiamiamole così, di tutti questi aspetti e di riuscire a sintetizzarle per in qualche modo far sì che il robot abbia dei comportamenti autonomi. Forse sono andato un attimo lungo, comunque finisco con l'engagement, cioè la capacità del robot di stabilire un contatto con l'utente, verificarne la sua durata e capire eventualmente quando l'utente non è più in grado o non ha più volontà di discutere con lui. Con questo ho concluso e vi ringrazio. Bene, ringraziamo il CNR IGAR e i contributi dati spaziando dalla salute alla pubblica amministrazione fino alla robotica che ormai convive con l'uomo.